olacak bir geçenliğinde. Sıvdığını karıştırıyorlu. Neye duyanı ungellekçe ona gülümde. Ungellekçe doğru gösterilince gülüne süreçiyonu yazıgamındı. Ona gülümde doğru göstere atıyatıyonu. Deynastri benziyeri, deynastri yazıgayeri, deynastri yazıgayeri. Eppure se noi riflettiamo, noi siamo guidati da una luce spenta, appena da una fosforescente, perché il nostro povero cervello è così povero, è così meschino, è così ingrinzato, ed è ingrinzato da tante cose esterne, che non può essere vivo con l'anima, è assolutamente assurdo pensare. Che l'intelletto nostro possa essere vivo dell'anima. Ma abbiamo un'esperienza nella vita. Vedete quanto questo matto ci sono in noi. Matto senza poter farci migliore addirittura. Perché? Perché ognuno pensa a noi tutti. Ognuno dice quel che le dà nel cervello in quel momento. E in quel momento il cervello è influenzato. O dal mondo esterno, o dalle passioni, o dalle condizioni del demonio. Come si fa a dire che questa è luce della vita? È assurdo. E noi siamo un po' di battito, c'è poco da discutere, c'è poco da discutere. E dunque, vengono quei momenti nei quali agisce la pazzia, la distrazione. Vengono quei momenti nei quali agisce la confusione, cioè nei quali uno crede di pensare giustamente e in realtà non pensa giustamente. E vengono quei momenti nei quali l'anima è presa da un impeto di un momento, non so che cosa dice, e si lascia guidare da quell'impeto di quel momento. Diceva quel caro padre a uno nella discussione, non dico dico, cioè è troppo noto, diciamo così, ma diceva, puntando il dito sulla fronte, egli non sapeva che io fossi loico. E quel poveretto capì, egli non sapeva che io fossi loco. E credevo che l'avessi chiamato Locco, e disse e protestò, come voi dite Locco, ma voi dite Locco a Napoli significa scemo. Dunque, e quello faceva un verso di tanto sul quale si glorificava, non sapeva che io fossi logico. Anzi, lo attivate, sapete quante volte noi diciamo logico per Locco, e Locco per logico, o per logico? E sapete quante volte noi capiamo a metà quel che ci si dice, per cui si formano l'intelletto un'idea, e questa idea poi si trasponde subito nella pratica, nella volontà. E può passare attraverso la corrente dei nervi e diventa inquietamento, contrasto. Può passare attraverso il privamento, dirò quasi, delle passioni e diventa sovraccitazione dei senti. E può passare attraverso della fantasia e si ingrandisce enormemente e spaventosamente. A seconda del nostro modo di pensare, è il nostro modo di vedere in quel momento. Io dico, voi potete pigliare, potreste mai pigliare a vita un essere sconvolgionato così. Ma voi non sapete se il pensiero è giusto, se non è giusto, se ce la lascia guidare da un luce reale. Sì, va bene, per carità, sono i scienziati. Gli scienziati nella vita delle anime, nella vita della vita, non devono essere più giusti di voi, più attenti. E perché? Perché hanno dei concetti preconcetti. E perché giudicano astrattamente. E come se non sarebbero tutti i filosofi. Perché la filosofia dovrebbe essere l'esclusare la verità nelle sue origini, nelle sue armonie, nelle sue bellezze, come il mito della vita, maestro della vita, grandezza della vita. E io credo che la filosofia nel senso moderno significa imbattimento della vita, sconvolgimento della vita, scuola meravigliosa di scienziatine. A scuola meravigliosi di tuccerie di ogni genere, di ogni natura, di ogni calibro, di ogni miseria. Visto questo fondamento, noi capiamo bene, figlio legale, che per guidarci nella vita c'è bisogno di una luce interiore. E la luce interiore non deve venire mai da noi, deve essere una luce esterna. A meno che non fossimo noi dei scarabei orientali, i quali vengono una fosforescenza così intensa, non so come si chiamano, mi scusi il nome, ma ad ogni modo
inedì gli dando un gabbiotto e illumina la tanto. Poco felicità, uno scarabocco illumina la tanto. E perché per la sua luminosità del vento, ma non deve essere mai una luminosità per la quale per l'altro deve dare, perché deve ragionare di stare ad essere genitori, questo è soprattutto, e soprattutto lo fa. A meno che noi non avessimo questa luce interna, ma la nostra luce interna è la luce del nostro intelletto, è la luce di scarabocco. Noi siamo nella labbia della vita, attraverso questa fosforescenza, l'intelligenza. L'intelligenza che noi creiamo la ricchezza, la grandezza, la sublimità, la bellezza, per cui siamo orgogliosi di noi stessi, non è che una fosforescenza scarrafona, autentica, violinità. E se questa fosforescenza non è sostituita da una luce, che può essere luce elettrica, luce a gas, luce al non, chiamatela come volete voi, la scienza rimane oscura. Nonostante la fosforescenza, non si possono approcciare le particolarità degli oggetti della santa, nonostante la fosforescenza. Questa è la condizione dell'anima nostra. E allora noi vediamo che ci vuole una luce superiore. E la luce superiore ci è data e ci può essere data soltanto da Dio. In tanti modi io posso dirvi che ho sperimentato questa mirabile luce di Dio. Perché? Perché più la mente è meschina, come è meschina la mia, perché più la mente è vuota, come è vuota la mia, perché più la mente è ignorante, come è ignorante la mia, e ho avuto questa profonda convinzione, e più l'anima si abbandona a Dio e dice: Signore, guidami con la tua luce interna per sapere quello che io devo fare. Ci sono tante bellissime orazioni della Chiesa, le quali invocano da Dio precisamente la grazia di conoscere quello che gli vuole e di operare praticando quello che gli vuole. Questo conoscere suppone la luce di Dio e questo praticare suppone la forza di Dio. Quindi noi nella luce di Dio conosciamo e nella forza di Dio operiamo. Ossia, noi siamo guidati, possiamo essere guidati soltanto dalla luce di Dio e possiamo operare nella forza di Dio. Sì, è vero, noi diciamo che il Signore ci ha dato tante facoltà, il Signore ci ha dato tanti doni, ma questi doni, scusate, da dove vengono? Vengono dalla potenza e dalla grandezza di Dio. E un dono che non viene direttamente dalla potenza e dalla grandezza di Dio è come il giocattolo in mano ai bambini. E non si ripete. E il bambino e che combinato? Hai fatto la musica. Per la musica c'è bisogno di un'ispirazione interna, c'è bisogno di una luce interna. Per la musica, e io sono un povero estrazione musicista, compositore di musica, e lo sono solo per grazia di Dio. Va bene, ma dico sempre per esperienza. Che se non c'è nell'anima una vita particolare, e questa vita particolare non sposa un'armonia, e per conseguenza se l'armonia non è la come il suono, diremmo quasi, di questa interiore luce, il compositore, scombiccere le note con tutti i compositori moderni, che non combinano niente, non parlando di canzoni napoletane, che sono delle porcherie. E se per comporre una musica c'è bisogno di un'armonia interna, l'armonia interna non è la luce di un'intellezione, ma è la luce di un'emozione. E l'emozione ci viene data da Dio. E questa emozione si esprime in suoni. E questi suoni sono l'espressione dell'anima. Stamattina, per esempio, quel martedì benedetto che fa una musica meravigliosa. Hanno fatto delle musiche per la radio, alle 7:15. E delle musiche che erano una bellezza proprio bella, ma proprio bella. E lì si sentiva l'ispirazione del Signore, perché l'artista è l'ispirato da Dio, non se ne accorge neppure lui. Perché il dono di Dio è l'ispirazione di Dio messa nell'anima, come si può mettere una pila per poter produrre la luce. Dio mette questo dono, il dono è una pila, diremmo, caricata dalla bontà di Dio. Voi mettete il contatto di questa pila e avete la luce. E allora la luce esplende. E nessuno può dire, a molte volte gli uomini dicono che la loro forza, il loro genio, la loro genialità, il loro genio logico, il loro genio cocotto,
geçiyor. Adamın kibirine böyle değiller. Ekonomiyle sözüne sözü diyor Mevlana. Eresefene sözü verilen içiyonu partikolar. Yesin değil mi o kadar müzikten oradı görsün. Ama dinamın da bir bölge. Yesin bu. Epen çağırın. İçin yöre. Adda da kusta kredi uğra. Kusta fakulta. Kusta da onu partikolar. Törünün değil. Törünün değil. Amerika ile vida. Esipun ile povere vinte nostre. Quando valgo trascorrono fuori dell'armonia di Dio, del sommo dell'armonia e dell'armonia dello spirito, del sommo della gioia, è qui il Signore che mi si sorgerino, che mi sa un battello. Il piccino sente un'armonia meravigliosa, con quello che gli scarielli sette suoni soltanto vicino a bocca. E crede di aver trovato toccato il cielo romano, senza dire. E Dio quasi ci ha dato per star studiando questi doni, doni di arte, per darci uno sguardo in qualche cosa bella. Quando l'uomo non è capace di guardare questa bellezza infinita di lui, nella condannazione interiore, doni di musica per pacificare il nostro spirito e irrequieto. E per questo, figlioli, dalla mia idea interiore dell'anima, la quale cerca qualche cosa di superiore, viene l'arte vera, perché viene per quella luce che Dio trasmette in queste creature privilegiate che hanno questa missione. E vedete che in generale tutti gli artisti hanno amato una vita miserabile, hanno trovato mille contraddizioni, sono stati non apprezzati nella vita e sono morti miserabili. Beethoven, questo grande artista che deve negare della musica, era sordo. E quando fece una delle sue ultime esecuzioni della nona sinfonia, non sentiva nulla, dirigeva lui ma non sentiva nulla. E guardandosi al pubblico, vedeva il pubblico frenetico di applausi, piangeva perché non sapeva perché lo applaudissero, non sentiva niente. E quando Dio mette un dono nell'anima, l'anima non sente niente. Perché? Perché è strumento di Dio che suona. Ora tu vuoi legare. Se neppure nell'arte noi possiamo immaginare una proprietà personale, che posso dire è mia, è tutta mia, è umana, e invece è sempre dono di Dio. Figuriamoci noi, nei pensieri che debbono vivere la vita, e la vita non è la vita del tempo, è la vita ordinata all'eternità, in modo che non ci vuole un pensiero semplicemente, ma ci vuole un pensiero superiore, che ci porti completamente a Dio. E questo pensiero superiore non può essere che luce di eternità. E la luce di eternità splende sopra di noi. Splende nella notte una stella e tremola nel cielo. È un corpo colossale che corre e non ti accorgi del tuo cammino. Ti sembra ferma, ma quella luce ti dà una pace nell'anima. È una luce che ti illumina. Tu senti la grandezza di Dio. O se non hai questo dono della fede, per quanto miserabile, senti qualche cosa di elevato, di sublime. Eppure un mondo solo luminoso. Così è la luce di Dio nell'anima. Dio è infinito, la luce sua è infinita, tu non vedi che è una stella, una luce sola. Una luce proporzionata al tuo occhio come la stella è proporzionata al tuo occhio e sta a questa distanza sterminata. Questa stella riluce nell'anima tua e tu come il navigatore per la stella polare sa che cammino deve prendere e lo sa fin dai primi tempi della navigazione prima ancora che si inondasse la bustola e tanti strumenti di guida nel mare. Così tu ti sei guidato da questa luce interiore. Dove noi che sappiamo di essere così ciechi e che sappiamo di essere così oscurati, perché siamo sempre creature peccatrici, e il peccato è una nebbia fumogena che offusca l'intelligenza, e sappiamo di essere così strani nella nostra natura. Perché se vi ho detto di ogni essere un certo ramo di Dio, vi posso dire di ogni essere un ramo di stranezza straordinaria. E la stranezza si può manifestare in vari modi diversi. Sono le fissazioni delle creature. E a volte ci sono le fissazioni
stranissime, che tante volte quando lo vediamo in noi stessi. Ebbene, in mezzo a tutta questa politica, come devo dirvi, di ruolo falso, di stupidaggini, di cose che passano in mezzo a noi, qual è la luce, la stella che può guidarci in questo cammino, dalla terra al cielo? Questo è il nostro cammino, non è altro cammino. Perché se siamo mortali, noi dobbiamo andare dalla terra al cielo. E la luce è solo la luce di Dio. Per questo il Dio, nella sua infinita carità, quando ci arrendi, e Gesù è disceso sulla terra ed è morto per noi, ha detto molte cose che devo dirvi, ma non le potete comprendere. Quando verrà il paradiso, egli vi manifesterà ogni cosa. Quindi ecco la luce che deve inondare l'anima nostra, la luce dello Spirito Santo. E l'anima deve aprirsi a questa luce dello Spirito Santo, perché la luce la vive. La luce dello Spirito Santo deve sostituire nell'anima tutte le sue forze luci interne, oppure tutti i piccoli muscoli che tiene accesi nella sua intelligenza, per la quale si crede tanto grande e invece tanto meschino. E se non viene la luce dello Spirito Santo, questa luce che ci guida in ogni passo, e che è luce interna placidissima, dolcissima, per cui tu ti senti preso per mano dal Signore, ma ti senti preso per mano soltanto quando gli dai le mani, perché un bimbo religioso che non dà la mano alla mamma non è privato. E può pigliare degli ottoni, può pigliare delle cadute, perché non è guidato dalla mano. Questa luce interna che noi dobbiamo e dovremmo ad ogni momento invocare. Fin dal primo sorgere del mattino, Signore, guidami in ogni passo della mia vita. Signore, illumina la mia vita. Signore, fa che io segua la tua adorabile volontà. E vi assicuro che la preghiera fatta nella profonda umiltà, è fatta quindi nel profondo sentimento del proprio nulla, in questo abbandono nelle mani di Dio, produce in noi la guida di Dio. Dio ci viene, e Dio ci guida, e Dio ci aiuta. Quante volte ho vissuto io questa mirabile guida del Signore, lo posso dire, vi rendo testimonianza di quello che mi dà. Perché, ecco, in tutte le opere che ho fatto, io mi sono abbandonato nelle braccia di Dio, ho detto, Signore, opera tu. Anche persino nelle piccole cose, per esempio queste crocette che io ho, questi crocifissi, sui quali scrivo tanto massimo. E mi metto vicino al tavolino, vuoto di me, completamente vuoto, come quello di stamattina. Vuoto di me, e non capisco niente. Regalo da Dio la luce, Signore, io non conosco quest'anima a cui dirigo questi crocifissi, come questi sono questi crocifissi che ho fatto stamattina, è tipico, Signore mio. Anzi, ve la voglio leggere per farvi vedere come è tipico, perché io non capivo niente, non sapevo niente, non conosco quest'anima, non so quest'anima che cosa è, non so che cosa tiene nel cuore, niente, completamente. Ho capito da ciò che ho scritto che doveva tenere delle tempeste nell'anima, delle grandi tempeste nell'anima, e mi sono messo a tavolino ed ecco il pensiero, ve lo leggo perché è bello. Il mio povero cuore è in tempesta, oh Gesù, perché è afflitto dalla infedeltà di quelle anime che dicevano di amarmi. E ho capito che quest'anima deve tenere delle tempeste di amore, ma non la conosco. O vanità di ogni umana speranza, non ti credo più. Solo tu, oh Gesù, sei amore e vita, e te solo voglio amare. I contatti terreni sono bottoni di fuoco che bruciano e piavano. E ho capito che questa deve venire qualche relazione, qualche amicizia. È un finito amore, quando è dolce il tuo amore e quando è soave il tuo amplesso eucaristico. Vengo a te, ho infinita dolcezza, attraimi al tuo cuore, cibami di te, dammi tu la vita e la pace. Gli umani amori sembrano carezzevoli zefiri e diventano cicloni, diventano soffocanti tempeste, catene di amarissimo selvaggio. O crocifisso mio Gesù, invoca il mio cuore alla tua dolorosa croce, perché nella schiavitù della mia vita io sia libero in te. A te mi affido, mamma mia Maria, svelena il mio cuore
da un attacco del reno, fammi tutto di Dio. E queste parole io le saprò se danno a segno, ma sempre mi succede che danno a segno. E sono parole certissimamente venute da una luce interiore del Signore. Se ci avessi pensato, 10 giorni sopra, vuol dire che devo scrivere al nostro, io avrei scritto tutto qui, il Signore vi benedica, vi mando dormo il bangalotto, vi faccio vivere la melotta, vi faccio vivere la citella, ora avere il libro del 503 di malattie, solo questo mi poteva venire nell'animo, perché solo questa è la comprensione umana. E non si vede come il Signore risponde nell'animo, io lo sentivo che rispondeva di avanti. Ebbene, figliolo mio caro, se noi mettiamo nel cuore di Dio, mettiamo il nostro cuore, mettiamo nell'infinita luce di Dio la nostra povera mente, mettiamo nella sua divina volontà le nostre attività, allora Dio ci piglia per mano e ci guida. Nessun resistente alla mano dell'enigma deve essere guidato, nessun resistente. Cade per terra, ma non è guidato. Ebbene, figliolotti miei cari, abbiate questo grande pensiero, fatevi dominare da Dio, non rendete mai al vostro pensiero. Il demonio vi mette 1000 cose nella mente, perché il demonio mette le false luci, sono fuochi fatui di putrefazione terrena, non sono luci di Dio. E voi non vi fermate, passate oltre, invocate l'aiuto di Dio, e l'aiuto di Dio lo potete invocare con una sola parola. Nelle tentazioni contro la fede credo, nelle tentazioni contro la purezza vi amo, mio Dio, nelle tentazioni di orgoglio sono nulla, mio Signore, peccatore e peccatrice, nelle tentazioni di aridità materiale, di desideri materiali, Signore, riscontro dei miei peccati, le pene della mia vita, la privazione della mia vita, tutto per te. E ora il Signore ti viene incontro, allora il Signore ti abbraccia, allora il Signore ti solleva nelle tue braccia, ti porta, ti porta. Lasciarti guidare da Dio in questo brutto mondo pieno di tenebre, in questo brutto mondo pieno di errori. Anima mia, leva le mani a Dio. E implora dalla sua infinita misericordia la forza. Ecco la seconda attività della nostra vita. L'intelletto illuminato da Dio. La volontà fortificata da Dio. Lo Spirito Santo è luce dell'intelletto e che forza nella volontà. I doni dello Spirito Santo sono doni di luce nell'intelletto e di forza nella volontà. Sapienza, o sei giusto illuminato da una sapienza superiore. Intelletto. E se approfondisci la profondità della luce di Dio, la quale ti comprende, ti rende come incandescente, come un ferro che è messo nel fuoco, brucia, arde, e ti rende incandescente. Consiglio, è l'amorosa carezza di Dio per voi, il Signore, che guida e ti dice che cosa devi fare. Fortezza, la tua debolezza è sostenuta dalla certezza della fortezza di Dio. Tu ti senti forte, ecco l'azione di Dio nella volontà. Consiglio, fortezza, scienza. Scienza, e questa scienza, ti voglio negare, è come questa campana che suona l'andare. Noi la sentiamo suonare. E questi grindocchi, quelli che li sentite, ti voglio negare, e che le stesse stasera non so. Ma se ne ha dopo. Ma dico, questi rindocchi che cosa vi dicono? Sono l'eco. La giornata mia, ti vuole elevato via Maria, Maria è stella del cielo che brilla nell'oscurità della notte vostra, Maria è amore e che vi trae nella serenità della luce che si spegne e delle tenebre che ingombono sulla terra e dovrebbero ingombere nella pace della notte. Saluta Maria, che è la mamma tua, ave Maria, saluta Maria, che è il cuore materno, che ti stringe il cuore e ti porta nelle vie di Dio perché è la mamma tua, suona campana, suona, e grida, o che verbo mio caro fatto mestre,
E tu senti la grandezza del cielo che è dato verso la terra. Banda, banda. E il Verbo si è fatto carne, Ave Maria. Perché si è fatto carne nel cuore cristiano di Maria. Ave Maria. E l'anima sente la necessità della forza di Maria, che è il vincolo meraviglioso dello Spirito Santo. Perché per Maria viene lo Spirito Santo nel cenacolo, e per Maria viene a noi. Ora proviamo di tanto le donne. Dan. Grazie a Dio, in questo domino, ma in questo nostro piccolo Dan. E tu, anche l'iniziante Cristo, di cui la nazione mi conosce. Dan. Perché c'è il nostro di Cristo, a dove ci lo sono celali e mi perdi da morno. E il mio Cristo, il domino nostro. Amen. Dan. O dolcezza della luce di Dio, Signore mio, o dolcezza della luce di Dio, o dolcezza dello Spirito Santo nell'anima. Questa è la scienza, scienza. E tu guardi il cielo, guardi la terra, sei armonizzato nella luce di Dio, e la povera luce della terra Dio diventano come piccole, piccolissime armonie, anzi echi dell'armonia infinita della scienza di Dio. Pietà è l'anima tua. Si raccoglie e nel silenzio interiore dello Spirito è la volontà che si dona a Dio, è la volontà che domanda a Dio che si dona alla creatura, alla preghiera. La preghiera è la creatura che si dona a Dio, lodandolo. È Dio che si dona alla creatura, amandola e sostenendola. Il timore di Dio e la sua maestà esplende sopra di noi. Perché io sento sempre di più ogni giorno che contemplo Dio, e sei in un momento di contemplazione di Dio. Ed è io sento sempre, figlioli miei cari, che solo nella luce di Dio l'anima veramente sediente. Perché allora questa armonia meravigliosa che questo Dio ha fatto, nel libro meraviglioso di Gino Giordano, Dio, che io sto leggendo con grande, diciamo così, vantaggio spirituale, perché ho comprato subito un altro libro, Borgo Armi di Dio. E dovrò ricercare qualcosa del libro che parli di Dio, direttamente di Dio. Perché l'umanità deve essere di Dio, e l'umanità deve essere illuminata da Dio, e l'umanità non può volere che Dio, e l'umanità non può amare che Dio, e l'umanità non può conoscere che Dio. Ogni conoscenza fuori di Dio è stoltezza. Ogni conoscenza che prescinde da Dio è bestemmia. Ogni conoscenza che si oppone a Dio è dannazione e perdizione. Lasciarsi guidare da Dio, noi abbiamo una ginnastica per lasciarsi guidare da Lui. Ma capite voi? La ginnastica è la sofferenza. Nella sofferenza noi ci addestriamo a farci guidare dalla divina volontà. Non dovremmo noi farci guidare dalla divina volontà se noi non avessimo questa sofferenza nella vita. E vorrei proprio che approfondisco questa grande verità che vi dico, che vuole dare. Noi soffriamo e prendiamo tutta la debolezza della nostra povera anima, ma nel metterci nelle mani di Dio, noi sentiamo, che vuole negare, che noi siamo nulla e la nostra vita rimane per noi come un mistero, per cui ci agita molte volte, ci agita nei sensi, ci agita la fantasia. E ci troviamo abbandonati da Dio, diseredati da Dio, pare che Dio non ci sente, non ci ascolta, non ci faccia niente. E vi dico una cosa stupida, signore, ma ve la dico perché è un'esperienza che ho fatto stanotte.